Palazzetto dello Sport di San Sepolcro, tra una finale e l'altra, ma soprattutto la giornata finale di un bellissimo torneo, il Barbaglio organizzato dai Dukes. Ne parliamo con l'assessore alle politiche sportive del Comune di San Sepolcro, Andrea Laurenzi. Fantastica giornata, io direi che questo si sta imponendo come uno degli eventi sportivi sicuramente più belli, coinvolgenti e importanti della città di San Sepolcro. Io stimo sulle 1000 persone, più di 60 squadre che hanno riempito tutta la valle per 3 giorni. Tanti ragazzi, tanti giovani, le loro famiglie, le strutture ricettive piene, ma questo palazzetto che parla, abbiamo visto poco fa una partita, una finale splendida, coronata anche da un punto allo scadere quasi da metà campo, che ha veramente sottolineato dei gesti sportivi fantastici. E l'organizzazione della Dukes Basket meritano un applauso che non finisce più, perché con il volontariato puro, se c'è organizzazione, se c'è voglia, se c'è entusiasmo, si riesce a tirar fuori situazioni come queste, che sono veramente da prendere da esempio per tutti gli altri sport, ma anche per altri settori, perché veramente con la passione si può. La famosa parola che serve viene utilizzata spesso, sperando anche con sostanza, e cioè sinergia. Qui c'è stata sinergia massima anche con tante società delle zone limitrofe, Palazzetti dello Sport a Città di Castello, Trieste, Anghiari, una cosa importantissima. La rete, a volte i confini si abbattono anche dal basso, lo abbiamo visto in manifestazioni culturali e nello sport adesso sta riuscendo bene. Tanti comuni, tanti palazzetti, tante realtà sportive che poi si trovano quando c'è da organizzare, mettersi insieme e fare massa per offrire cose belle, vedo che ci stanno riuscendo alla grande. Quindi qui c'è una vallata unica, non la Valtiberina Toscana, ma una vallata, come detto prima, senza confini, senza barriere, che si mette insieme e riesce a fare. Quindi ancora una volta grazie ai volontari Dukes, perché questo è merito loro, ma anche merito di tutti coloro che hanno deciso di collaborare e lo hanno fatto appieno. Quindi questo torneo, il Pellico Barbagli, è anche il nome importante perché ricorda non solo uno sportivo ma una persona a cui tutti noi della città di San Sepolcro vogliamo bene. Questo torneo quest'anno veramente lo possiamo dire che è diventato grande, è sempre stato davvero bello, ma quest'anno forse ha superato se stesso e dà uno sguardo al futuro molto, molto bello e speranzoso. Hai il sorriso sulle labbra, un po' di stanchezza forse traspare in questa 3 giorni che sta finendo oggi con l'inizio dell'ultima finale del 6° Memorial Pellico Barbagli. Marco Cirignoni, numeri importanti e soprattutto tanta soddisfazione. Esatto, numeri importanti, anzi importantissimi per noi, perché siamo arrivati a un numero di squadre mai pensato. Siamo 64 squadre partecipanti in arrivo da 8 regioni diverse, con oltre 1000 persone che sono rimaste a dormire in vallata. Quindi grandi numeri, grande fatica, ma anche grande soddisfazione. Abbiamo già visto, perché abbiamo girato in lungo e largo l'Alta Valle del Tevere, che avete coinvolto tante società e naturalmente anche tante amministrazioni comunali che hanno messo a disposizione palazzetti e palestre. Questa è un'altra cosa importante che vi contraddistingue in maniera sempre più crescente. Sì, esatto, per gestire una manifestazione con 130 partite in 3 giorni, 2 e mezzo, dovevamo per forza di cose farci aiutare, quindi il basket di Città di Castello ci ha messo a disposizione le palestre di Città di Castello, così come il basket Trestina, così come l'amministrazione comunale di Anghiari e ovviamente le 3 palestre San Sepolcro, il Palazzetto, la Giovagnoli e la Buonarroti. Allora, il Pellico Barbagli è diventato un punto di riferimento, ne siamo convinti, parliamo anche di livello tecnico. Allora, siamo sicuramente un punto di riferimento, tant'è vero che i numeri dicono che siamo il 3° torneo d'Italia come presenze di persone in vallata. E a livello tecnico sì, ci sono società importanti come Fortitudo Bologna, come la GEAS di Sesto San Giovanni femminile che hanno vinto scudetti e quindi insomma cominciamo a farci conoscere in tutta Italia.